commercianti del centro storico. Arte in vetrina. Sì, si tratta di un'iniziativa promossa dall'Osservatorio Culture Giovanili attivo presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell'Università di Salerno, in partnership con il settore politiche giovanili della Regione Campania e patrocinata dal Comune di Salerno con il contributo delle associazioni dei commercianti. Che cos'è Arte in Vetrina? Si tratta dell'esposizione di ben 160 opere di giovani artisti campani tra i 18 e i 35 anni all'interno delle vetrine delle attività commerciali del centro storico di Salerno. È un'iniziativa di valorizzazione sicuramente della creatività ed è un impegno che con l'Osservatorio Culture Giovanili portiamo avanti ormai da 3 anni con un progetto più ampio che è il progetto chiamato Alle Arti. Si tratta di un archivio digitale di opere dei giovani artisti tra i 18 e i 35 anni, consultabile al sito www.chiamatallearti.it e che consiste appunto in un archivio dinamico di presentazione di opere artistiche in senso ampio, quindi arti visive tradizionali, pittura, scultura, fotografia, non tradizionali, grafica, applicate, moda, architettura, musica, arti performative e così via. Un progetto ampio di valorizzazione che non si ferma alla raccolta delle opere dei giovani artisti, ma in qualche modo cerca di creare anche dei circuiti istituzionali di promozione e valorizzazione della creatività campana. Creatività quindi da un lato come valorizzazione del talento individuale, dall'altro come tentativo in qualche modo di riqualificazione anche territoriale. Sì, Arte in Vetrina è una bella iniziativa che coinvolge il mondo giovanile universitario della nostra città e che si sposa benissimo con le iniziative che stiamo mettendo in campo per le Luci d'Artista. L'evento delle Luci d'Artista si sta dimostrando sempre di più come il grande contenitore che ospita piccole, medie e grandi iniziative importanti. Salerno è sempre più scelta come luogo degli eventi, come città degli eventi, e anche in questo caso abbiamo accompagnato, il Comune ha accompagnato l'Osservatorio delle Politiche Giovanili dell'Università che in collaborazione con alcuni commercianti, alcuni esponenti del mondo della cultura della nostra città ovviamente fanno parte di questo progetto e metteranno in vetrina le cose più belle della nostra città per rendere sempre più gradevole ed accogliente rispetto ai turisti la nostra città.